segni mai, per così dire, sul dopo Crocetta, il centro-destra non informissimo, che sta cercando di rilanciarsi anche in Sicilia. Qual è il suo pensiero per il rilancio della coalizione? Purtroppo credo di poter dire che non è informissima l'Italia e la politica, quindi nessuno dei contendenti mi pare particolarmente in forma, perché c'è da una parte un voto di protesta un po' distruttivo sui cosiddetti grillini, sui 5 Stelle, che, sui quali però si inizia a vedere che non c'è nulla da costruire. Da un'altra parte un centrodestra che si è sfaldato e il centrosinistra che è completamente allo sbando. Il centrosinistra, se non avesse avuto Renzi a livello nazionale e questo pseudo governo regionale, ovviamente non sarebbe già più esistito. Quindi non è che noi stiamo peggio degli altri, stiamo male come gli altri. C'è la voglia però di tanti di ricostruire, di ripartire. Noi ci siamo sempre, siamo tra la gente, nelle strade, siamo sempre pronti a progettare, a pensare, a immaginare un futuro migliore per la nostra nazione e per la nostra terra. Quindi noi continuiamo a lavorarci, ad esserci. Speriamo di riuscire a ricostruire un centrodestra che vada dall'area moderata a tutti gli altri e cercare di trovare un progetto sulle cose pratiche, quelle che interessano alla gente, che possa di nuovo rassicurare la nostra popolazione, che c'è qualcuno che può essere un riferimento, una guida. Si è visto che nel centro-sinistra non c'è, che altrove non ci può essere, quindi il centrodestra è automaticamente l'erede del governo della regione siciliana, ma per esserlo dovrà essere protagonista di una scommessa della volontà di ritrovare il bandolo della matassa, che è non tanto il candidato, ma è il progetto, è la volontà di stare insieme, è la volontà di far sì che una coalizione possa stare insieme a rappresentare gli interessi legittimi dei cittadini siciliani. Il candidato, l'uno o l'altro, per quello che mi riguarda, ma penso per tutti noi, va bene, l'importante è che rappresenti le istanze che i siciliani vogliono che diventino realtà. Ecco, ma la sintesi può arrivare dalla parte di Forza Italia, si è parlato di Salvo Pogliese, o si potrebbe anche puntare ancora su Nello Musumeci, o addirittura si potrebbero anche nel centrodestra farsi le primarie? Ma guardi, io sono proprio contro alle primarie da un punto di vista concettuale, e dico perché, l'ho sempre peraltro sostenuto. Le primarie sono uno stratagemma per aggirare la democrazia. I partiti devono prendersi la responsabilità di scegliere e dare un proprio contributo alla vita politica, dicendo: offriamo all'attenzione della gente questa persona, questo progetto. Si prendono le responsabilità e poi, dopo essersele assunte, vengono premiate o meno dagli elettori. Quindi le primarie io spero che non ci siano, se ci saranno noi faremo della partita, ma spero che non ci siano, perché alle primarie non vota la gente, vota una parte della gente, quelli interessati, votano alcuni avversari e votano alcuni supporters di uno o dell'altro candidato. Questa è la verità, quindi sono delle battaglie che fingono di risolvere il problema, ma buttano la palla fuori dal campo. Noi invece vogliamo arrivare alle elezioni scegliendo un candidato. Per me va bene chiunque, sapete i miei rapporti con Salvo Pogliese sono assolutamente noti, ma va bene qualsiasi altro, quindi non ho un problema di nomi, ripeto, ho un problema di progetto politico. Noi ci dobbiamo scommettere sul progetto politico che deve piacere alla gente e deve piacere alle forze politiche che hanno da sempre composto il centrodestra siciliano, quando esisteva una Sicilia che funzionava, dove la gente si riconosceva e poteva sperare che qualcosa cambiasse. Oggi così non è, perché la non cultura politica del centrosinistra ha fatto sì che fosse Crocetta il presidente della regione. Oggi il PD deve assumersi le responsabilità dello sfascio che Crocetta ha messo in campo e pensare al futuro.